Ciao a tutti, oggi vedremo insieme come si fanno le stelle marine e nel video di oggi prepareremo questi orecchini. Per il nostro progetto di oggi ho usato un cablé numero 3 e un uncinetto adeguato. Ci occorreranno inoltre delle monachelle e gli anellini per attaccare le monachelle. Null'altro, andiamo subito a vedere come si fanno. Facciamo innanzitutto l'anello magico e lavoriamo al suo interno 10 maglie basse. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto. L'anello poi lo tireremo per bene alla fine. Ora facciamo 7 catenelle. Una maglia bassissima nella prima catenella, che in realtà è la seconda che abbiamo in mano, eccola qua, ed ora lavoriamo 3 maglie basse nelle 3 catenelle successive, quindi una, due, tre. E quindi 2 maglie alte nelle 2 catenelle successive. Ora saltiamo una maglia. Nella maglia successiva chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco qua, il primo braccio della nostra stella marina è praticamente fatto. Ora proseguiamo sempre nello stesso modo, quindi 7 catenelle. Una maglia bassissima. 3 maglie basse, ed infine 2 maglie alte. E chiudiamo, sempre saltiamo un punto, in quello successivo chiudiamo con una maglia bassissima. Proseguiamo fino ad aver realizzato le cinque braccia della nostra stella marina. Possiamo quindi tirare e chiudere il nostro anello magico. Come potete vedere, la nostra stella marina è già formata. Ora proseguiamo. Lavoriamo una maglia bassissima su ognuna delle catenelle e dei punti, in questo caso intorno a tutto il bordo. Giunti sulla sommità, facciamo 2 catenelle e proseguiamo sull'altro lato. Proseguiamo su tutte le altre punte.
Una volta contornato tutto per bene, non ci resta che mettere via le codine. A questi punti non ci resta che inserire l'anellino qui, la monachella ed i nostri orecchini saranno pronti. Io mi sono divertita a realizzare anche questo ciondolo lavorando semplicemente con un filato un pochino più grande, e quindi la stella marina è diventata più grande, aggiungendo delle perline. Ho poi decorato con i coralli che avevamo visto in un tutorial precedente. Ed eccoci, anche per oggi il nostro progetto è terminato. Io ho voluto indossare per voi anche questo ciondolo, che naturalmente può diventare anche una spilla, un portachiavi, insomma, come vedete queste stelle marine le possiamo usare in un mucchio di decorazioni. Che altro aggiungere? Come sempre grazie, grazie di cuore a tutti, e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!